Quante volte vi ho detto che non dovete bussare così forte? Ma che siamo, in caserma siamo? Ma meno forte di così. Meno, meno, meno. Io vi avrei fatto dormire di più, ma il biglietto che lasciaste ieri sera dietro la porta era preciso. Sveglia alle 9 con latte, caffè, brioche come al solito. No, 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 che meno. Ma non l'ho spalancata la finestra. Io sono ancora mezzo addormentato. Voi mi riempite la camera di luce, mi stordisco e passo male tutta la giornata. E mi vanno le cose storte. Sì, sì, va bene, piano piano. Piano, piano, piano. Piano. Il latte e il caffè ve lo devo portare a letto? Sì, ma no proprio a letto. Prendete una sedia, l'accostate e ci mettete la guantiera sopra. Vabbè. Ecco qua la sedia. La mettiamo qua. E ci appoggiamo. La guandiera. Insomma, ci guardiamo in faccia. Versate il caffè e latte. Scusate, latte poco, è vero? Sì, poco, poco. Ecco. E casta pure il caffè, un po' di più. Mamma. Servito. Neanche di alzare un braccio stamattina, eh. Buona Carmè. La vedete questa stanzetta? Un giorno sarà un grande appartamento. E con un arredamento principesco. Al posto vostro ci metto un cameriere personale. Vabbè. Con giacca. E guanti bianchi. Però questo già lo potreste fare, la verità. Io. La mattina vi dovreste mettere i guanti. Mi spiego? È giusto? Certo, vi spiegate molto bene, ma se mi mettessi i guanti, figuratevi nel palazzo. Quando mi vedono salire le scale con questa guantiera e con i guanti, mi portano al manicomio. Eh già. Perché nessuno pensa a migliorare, a progredire. Neanche la punta del piede fuori del quadrato di dove uno è nato, per l'amor di Dio. Sapete che aspettano, Nagarmè? A Napoli diciamo il panariello, che secondo loro dovrebbe scendere dal cielo carico di ben di Dio. Senza nemmeno la corda dovrebbe scendere. Ma per conto suo, per opera e virtù dello Spirito Santo. Mi spiego? È giusto? Oppure sapete che si aspettano? La giustizia sociale. Ma fatemi il piacere. Ma voi credete veramente che esistono ricchi e poveri? Esistono poveri ricchi e ricchi poveri. Io sono ricco. E allora che aspettate, scusate, a farvi questo appartamento principesco con servitù e lacchè? Dico così, perché ve ne state in questa cameretta modesta? Ogni tempo viene. 4 anni fa nemmeno questa avevo. Se vedevate dove dormivo allora, l'appartamento principesco vi sarebbe sembrato questo. Piano piano, mi spiego, è giusto. Ah, certamente. Voi siete giovani. Avete voglia di fare col vostro lavoro?
Ma che lavoro fate? E a voi che ve ne importa? Il mensile lo pago ogni 4 del mese. Voi siete retribuita puntualmente come abbiamo stabilito. Puntualmente. Questa brioche e questo latte ve li pago. Per la pace di Dio, don Vincenzi, e chi vi dice il contrario? No, perché io odio la gente ficcanaso. E non è la prima volta che mi domandate che mestiere fate, qual è il vostro lavoro. Non è capito. È un lavoro antico, Nagame, il più antico del mondo. Bravo. Va bene, volete sapere di più? È un lavoro cristiano, ancora. È un lavoro cristiano, basta, va benissimo, basta. Mangiate qua oggi. Eh sì, non lo vedete? Stamattina esco alla svelta proprio per tornare presto. Dunque, è giovedì. Mi dovete fare... Lo spaghetto col pomodoro fresco. No, Anna Carmè, l'ho mangiato ieri. Già, e quelli che sono rimasti ve li siete mangiati scarfati ieri sera. Appunto, pure ieri sera, non mi va. Voglio mangiare capretto. Solo capretto? Solo. Spezzatino coi piselli. Alla pasqualina. Brava, oui, brava. Ecco. Con l'uovo e tanto formaggio, Ecco. No, Anna Carmè, per carità, no. Con quei pedalini, quella cravatta, no. Il vestito è marrò, marrò sul marrò va benissimo. Tu de mema, Adesso. C'è da sta una cravatta marrò? Marrò, come ci sta? Ecco, ma vi vi faccio vedere se va bene. Sì. È marrò quella, ecco. Marrò. Posate la cravatta, me la vedo io dopo. Ve la vedete voi. Neanche i pedalini vanno bene. Sì, quelle che avete in mano vanno bene. Ma voi spalancate la finestra. Aria. Ecco qua. Aria. Una carme. Fate presto con le pulizie perché devo uscire subito. Mi spiego? È giusto. Anna Carmè. Ci avete parlato? Ma tu che mestiere, muova fa me. Non ci avete parlato? No. È che io sapevo. E allora? E perché mi avete detto che ci parlavate? Perché sei scocciante. Perché se ti dicevo di no, non mi facevi campare. Non è mai possibile che tu non trovi il modo di farglielo capire, di dirglielo. Per capirla, capita. Lui la sa lunga. E allora, se non ti ha detto niente, vuol dire che non ne vuol sapere. Mamma la mano, là. No. Questo no. Quando mi incontra è sempre lui che si ferma. È sempre lui che vuole parlare. E come mi guarda. Che? Certe guardate non le capisco io. È il regalo che mi ha fatto. Ti ha fatto pure un regalo? Sì. E non è nemmeno la prima volta. Porta la cioccolata, le castagne sciroppate, le bottigliette di profumo, ma quello fino, Solamente... Che cosa? Ieri mi ha portato una scatola e mi ha detto, queste sono calze. Io non l'ho aperta in presenza sua, sembrava brutto. Ma quando l'ho aperta a casa... Ho trovato dentro 6 fazzoletti da uomo. Che ne facevo poi di questi fazzoletti da uomo? Ma chi è mezza fazzola, sono stato un notaretto. Si parla nel vicolo. Figuriamoci, quelli parlano sempre. Ma scusa, questo è venuto qua 6 mesi fa. Si è fitto questa cameretta, non riceve nessuno. Non è una amica. Non te ne una femmina. Io sto a passare al portone e vedo chi entra e chi esce. Questo è puntuale come un orologio. S'alza la mattina e torna per mangiare. Qui, in camera, su quel tavolino il pranzetto che gli cucino io. Poi si fa un paio d'ore di sopra e la sera esce.
Dove va? Non si sa. E qui nel quartiere non frequenta nessuno. Parlano. E si capisce che parlano. Che mestiere fa quest'uomo? Chi l'aiuta? Paga puntualmente e l'arco ti mangia. Io gliel'ho domandato e lui mi ha risposto: un mestiere cristiano, il più antico del mondo. Ma la sosta non una rete. È un ragazzo serio. Questo è tutto. Lavora per conto suo. Perché dovrebbe mettere i manifesti? Ma da dove è venuto? Da casa sua. Che ve ne importa? Ah. Tu hai proprio perduto la testa. La testa, le braccia, le gambe. Tutto, Anna Carmela. E mamma? Mamma mi ha preso a schiaffi l'altra sera perché non dormivo. E non ho voluto mangiare. E non mangio, Anna Carmela. Neanche oggi mangio. E così piano piano te ne vai in gloria. E l'ho pensato pure. Mi piglia il veleno. Guardate il veleno. Così pazzo. E papà? Papà si è pigliato fazzoletto. Ah. Ah, qua facciamo conversazione, le pulizie non si fanno, perdiamo tempo. Avete detto che dovete uscire. Ninu, tu qua non ci devi venire. È per due ragioni. Primo, perché sei una ragazza e la gente può pensare male, eh? E poi perché Anna Carmela mi capisce. Anna Carmela, la vedete? Questa mi piace. Ah, sì? Sì, e mi piace pure assai. Quindi non vorrei dare ragione alla gente che pensa male. Ninu, dipende da te. Che cosa? Te ne devi andare, capito? Oh, cambiare, cammina. Anzi, sa che può fare, scendere con me, cammina. Questo è un solitiere. Cammina, scendi, cammina. Chi è? Oh, Vincenzi, sono io. E che vuoi? Mi potete aprire? È certo che posso. Allora, che vuoi? Ma non mi ho parlato così. Ninu, e come t'ha già parlato? In un altro modo. Non come si parla alle persone antipatiche o ai bambini scostumati. Non vedete che io vi parlo sempre con dolcezza? Ninu, io non ti parlo in nessuno dei modi che dici tu. Io...
Io ti parlo in un terzo modo, che tu forse non capisci. Mi spiego? È giusto. Io vorrei parlarti con dolcezza. Sì, ma vedo la tua bocca, i tuoi occhi e tutte le altre cose che possiedi e mi tocco i nervi. Avanti, Ninu, che vuoi? Perché sei venuta? Volevo parlarvi del regalo come avete fatto ieri. Ah, sì. Le calze. Ma quali calze? Erano 6 fazzoletti da uomo. Aspetta, che erano? 6 fazzoletti da uomo? Ovvero? Cose pazze. Beh, vediamo com'è andata questa faccenda. Dunque. Ninu ha sbagliato il negoziante. Sai com'è quando si va nei negozi? Chi compra una cosa, chi ne compra un'altra, la confusione, i pacchetti si accumulano alla cassa, tu vai a pagare, ti consegnano uno di quelli e tu dentro che ne sai che ci sta? E chissà quanta gente mi sa che la confusione approfitta, a roba se ne va. E no? Vabbè, ad ogni modo, calze e fazzoletti ti hanno fatto comodo. Li ho regalati a papà. Meglio così. Beh, è tutto? No. Voglio sapere una cosa. Mi dovete dire perché siete innamorato di me e non mi dite niente. Ho capito, va. Il fatto è lungo. Non si esce. Dunque, tu credi che io sono innamorato di te? Mi dovete dire se è vero o no. Sì, è vero. E tu? Io mi piglio il veleno se non ci sposiamo. Povera Ninuccia, mi vuoi veramente bene? Assai. Assai. Assai quanto? Quanto tutto il mondo. Povera Ninuccia. Povera? Povera perché? Povera a te che non lo capisci. Perché a così fanno l'uomo, ne scartano e poi vanno a finire con la faccia nella pupù. Uè. Ninu, uè. Vabbè, uè. Allora veramente mi vuoi bene, eh? Eh sì, perché sennò uno scatto di questo genere non l'avresti fatto. Mi spiego? È giusto. E allora devo parlarti seriamente. Vieni qua. Assetto. Ti piace quest'anello? E che c'entra? Ninu, io non dico cose inutili e tanto meno ne faccio. Se te l'ho domandato vuol dire che una ragione ci sta. Ti piace? Sì. Come sì? Sì. Ninu, è bellissimo. Questo è un anello da gran signore, Ninu. Il signore nato non porta mai un gioiello vistoso. Guarda. Vedi questa pietra? Si chiama corniola. Così è nera, vedi? Ma guarda. Vista in trasparenza è rossa. E poi, guarda, ci sta un disegno sopra, come una scultura. Non si capisce più bene. E guarda l'oro, guarda. È quell'oro rossastro, come se fosse rama consumata. E non ricorda. Fosse cielo, Ninu. Brava, brava. Sembra proprio un ricordo, eh? Uno di quegli oggetti di famiglia che ti vengono dal nonno, dallo zio, dal papà. Un papà che a sua volta l'ha avuto da papà suo. Insomma, uno di quegli oggetti che stanno in casa tua da 150, 200 anni. E che quando lo porti al dito, è come se mostrassi la fede di nascita.
come se dicessi, ecco chi sono. E quando l'ho trovato, no, perché io questo l'ho trovato, te lo giuro, l'ho trovato. L'hai trovato, beh, e c'è bisogno di giurare. Tu mi guardi così stonato, come se io avessi detto una bugia. E allora? E allora? Nel vedere quest'anello io capii subito chi ero. Nino, io sono un gran signore. Non mi posso staccare da quest'anello. Ho l'impressione di averlo sempre portato. Ho veramente l'impressione che mi è stato lasciato da mio nonno, da mio zio, da mio padre. Tu dici che vuoi dire con questo discorso? Voglio dire che la donna mia, quella che sarà la donna mia, tu, mi farebbe piacere se fossi tu. Ma la donna mia deve essere piena, piena di gioielli, con dei vestiti da gran signora, un guardaroba pieno, tante scarpe. Ma a me non me ne importa niente. Ma a me sì. La donna mia deve essere invidiata. Devono spalancare gli occhi quando la porto sotto braccio. Perché sai che significa avere tanti vestiti e tante scarpe? Significa ricchezza. E la ricchezza sai che cos'è? È libertà, è potenza. Ma io ti voglio bene. E che ci mangiamo bene? Lavoriamo. Io lavoro. Già. Mia moglie lavora, sì. Ma la donna mia non deve spostare una sedia da qua a là, lavora. E non mi fanno piacere. Beh, e che lavoro fai tu? Pulisco le bottiglie. Le bottiglie? È guadagno. Aspetta. Fammi capire che significa pulire le bottiglie. Le bottiglie? Cose da pazzi, le bottiglie. Avanti. Dove le pulisci queste bottiglie? Veramente lavo pure i piatti. In una trattoria qua, due vicoli appresso. Siamo in due, facciamo a turno. Questa settimana mi aspetta a me. Ma il guadagno mio è tutto sulle bottiglie. 400-500 bottiglie mi danno pure 300 lire. Tu che stai dicendo? Vieni a qua, interessante. E a San Sendere. Tutto il giorno. Posso cielo. Una volta alla settimana. Ci saranno 400-500 bottiglie da pulire. Il vino si smercia, è una trattoria accorsata. Prima il padrone le faceva pulire pure all'altro. E allora io guadagnavo la metà. Ma poi, quando ha visto come le pulivo io... Il vino rosso forma come una camicia all'interno della bottiglia. Una camicia sporca, nera, se vedessi che per levarla ci vuole via la carta vetrata. Sai perché io tengo un segreto? Me l'ha imparato mia nonna. Io metto l'acqua in tutte le bottiglie. Poi ci impizzo dentro tanti pezzettini di giornale. Ma tanta carta di giornale! Deve essere incasata bene dentro. Incasata bene dentro? E poi le lascio là mezza giornata. Quando le sbacanto, basta una sciacquata e la bottiglia torna lucente come se fosse uscita dalla fabbrica. Le metto tutte lì per terra come tanti soldati. Poi faccio entrare il sole e vedo tutta una macchia verde che sembra il mare. Eppure i muri intorno diventano verdi. Tutto verde. Pure le tasche. Che hai detto, scusa? No, niente. E dimmi una cosa, e per lavare i piatti poi quando guadagni? 500 lire al giorno. È il pranzo, alla sera o a mezzogiorno. Ho capito. O alla sera o a mezzogiorno. Già. Sai chi faceva il mestiere che fai tu? Ma te lo dico io. La donna che m'ha cresciuta si chiamava Maria. È morta? Non lo so. E no, perché quando me ne scappai dal paese, tu conosci Melizzano? No. E dunque... Melizzano sta a 5 chilometri da Napoli, prima di Aversa. Non è un paese ricco, no? Anzi, è poverissimo, Ninù. Le sue risorse cominciano all'inizio dell'autunno, quando escono le mele. Ma tu vedi una processione di carretti cariche di mele rosse che mandano un profumo per tutta la campagna. Quelle di prima scelta se ne vengono a Napoli e da Napoli se ne vanno per il mondo.
E quelle piccole, piccole, col verme, restano in paese, per la gioia dei porci e per sfamare la popolazione. Ma tante mele lì nu, tante, tante, tu le vedi a ceste, a cumuli, a cataste, casa per casa, bottega per bottega, mele, 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 mele. E sai chi è il padrone di tutte queste mele? Chi è? Il Signore. Il Signore? E non ti so dire come si chiama, e no, perché tutta la povera gente che conoscevo là non l'hanno mai chiamato per nome. E per carità, quando parlavano di lui, dicevano sempre e solamente il Signore. Il suo divertimento era la caccia, ma quello possedeva la più importante collezione di fucili del mondo. Organizzava delle partite che duravano settimane e settimane. E tu l'hai mai visto qualche volta? Sì, sapessi che ha già fatto per vederlo. Aspettavo ore intere nascosto in mezzo agli alberi, dietro un muretto, lungo la stradina stretta che portava all'ingresso del palazzo. È un portone enorme, che per arrivarci bisognava superare un ponticello che una volta, ma tanti secoli fa, ci passava l'acqua sotto. Da lontano sembrava di ferro. C'aveva certi battenti enormi che quando si sbattevano, boom, boom, ma quelli svegliavano pure i morti, Ninù. E io aspettavo. Poi Don Pietro apriva il portone. E chi era Don Pietro? Il guardiano, un pezzo d'uomo con certi baffi grigi. Apriva il portone e usciva questa macchina enorme. Poi attraversava il ponticello e quando arrivava davanti a me, che potevo finalmente guardarla e vederla in faccia, già aveva sollevato la polvere, diventava tutto quanto una nuvola, che quando si sperdeva già la macchina non gesseva più. Ma quello poteva uccidere capre, galline, porci, ciucci, non parlava nessuno. Ma chi è stato? Chi è stato sto pezzo? Sotto zitto. È stato il Signore. Mamma mia. Quando poi la sera tornava Mammella. Mammella? Quella che mi ha cresciuto, Maria, quello che ti ho detto che facevi il mestiere tuo, no? Ma non lo facevi in un'osteria, però. No, per carità. Lo facevo nel palazzo del Signore. E non era soltanto lei. Sì, ma erano tante donne del paese. E già, perché quando il Signore dava dei pranzi, quello invitava mezzo mondo. Si sentivano suoni e canti per tutta la notte, Ninù. Mammella certe volte tornava all'alba e mi raccontava tutto, Povera donna. Povera donna. Fioriva giorno per giorno, teneva le mani rosse, gonfie, certe volte spaccate. Non rideva mai. Tutti in paese dicevano che era stata una bella donna, ma io me la ricordo sempre sfiorita, e d'altra parte. Quando tu porti sempre lo stesso vestito, quando non ti cambi mai le scarpe. Io me la ricordo con uno scialletto di lana celeste e un vestito che una volta forse era stato color crema. Ma era vecchia? Era diventata vecchia, Ninù. Per la miseria, per le privazioni. E se no perché me ne scappavo, Non c'era un soldo spaccato in quella casa. Con Peppino il marito, pure lui lavorava nel palazzo del Signore. Faceva il falegname, aggiustava le porte, lucidava i mobili. Quando era bello, io chiamavo San Giuseppe. Ma tu eri di Melizzano? No, a me mi ci portarono. Mammella diceva sempre che arrivai a Melizzano in automobile, portato di nascosto, come un oggetto prezioso di contrabbando. Ma questa Maria non era tua madre? Ninù, ma tu sei scema. Ma che capite fino a mo? Maria è quella che mi ha cresciuto, quella che diceva sempre, voglio, tu tieni il sangue nobile. Ti ho detto che quest'anello l'ho trovato, E non è vero. Quest'anello lo hanno dato a Mammella per darlo a me quando avevo 18 anni. Ecco perché io voglio bene a quest'anello. Ed ecco perché non posso permettere che mia moglie si metta a fare la sguattera in un'osteria. Ma caspita, che può diventare con Mammella? Ma allora con questo ragionamento mi stai dicendo chiaramente che non mi vuoi. Ma niente affatto. Ma come niente affatto? Scusa. Hai parlato mezz'ora per dirmi che sono una sguattra, una disgraziata, che diventerò vecchia e brutta con le mani spaccate. Io non ti ho chiesto chi sei, chi non sei, se hai il sangue nobile, da dove vieni. Io ti voglio bene. E te l'ho detto sinceramente, senza aspettare che me lo dicevi tu a me. Per i poveri c'è sempre un santo, c'è sempre una porta che si apre.
Quando meno te l'aspetti, se veramente hai fede e veramente vuoi bene, la provvidenza ti aiuta. Ma la provvidenza non ti aiuta se non fai qualche cosa tu per aiutare lei a venirti incontro. Ah, aiutati che Dio ti aiuta. Ninù, tu mi vuoi bene e io te ne voglio. Aspettiamo, Ninù. Io qualche cosa sto facendo per raggiungere, diciamo, una certa agiatezza. Mi spiego? È giusto? Io non voglio aspettare. Le cose lunghe diventano serpi, passa la voglia. Ah, Ninù. E questo è un altro fatto. Se veramente hai voglia, possiamo fare pure in un'altra maniera. E come? Ninù, il bene, quando è veramente bene, sfida i secoli. E allora possiamo prendere questo accordo. Il fatto dell'agiatezza lo mettiamo da parte e aspettiamo che viene. Nel frattempo, facciamoci passare la voglia. Yamma, spogliati. No, no. Ma che hai capito? Io ti voglio bene così, come si vuole bene all'uomo che deve diventare tuo marito, ma in piena regola. Come dici tu, facciamo peccato, la provvidenza non ci aiuta più. Ma scusa, quando noi ci impegniamo, io e te, a sposarci non appena ci sono i mezzi, ma perché la provvidenza si deve prendere collera e non ci aiuta più? Agente, Ninù, agente. Ebbene, e non t'hanno visto salire qua? Quando scendi la guardaporta non ti vede. Ma che mi importa, agente, guardaporta? Gli penso all'anima mia. E io alla mia, Ninù. Andiamo, Ninù. Facciamo così, Vattin. Ma fammi il piacere, qui non ci venire più. Come si dice, Ninù, se sono rose fioriranno. Certo, potevano fiorire subito. Te le immagini, col bene che ci vogliamo, col desiderio che ho io di te e tu di me. Andiamo, Ninù. Andiamo. No. Rimandiamo, Ninù. Rimandiamo. Faremo le cose in piena regola. Quando mi sarò fatto una posizione, incomoderemo il prete, una bella funzione in chiesa, gli invitati, i confetti, il gattò di Mariaccia e l'anima tua, sarà salva. Non te voglio più, nemmeno se ti inginocchi, nemmeno se vieni fino a casa mia strisciando con la lingua per terra. Non mi mettere sul punto che lo faccia, Ma non mi piace più. La Madonna mi deve fare morire di colpo stanotte se metto più piede in questa casa. Tu stanotte muori di colpo, lo sai, eh? Lo sapevo che tornavi, Ninù. Ti voglio bene veramente e ti giuro che non facciamo niente di male. Quando te ne sei andato io mi sono sentito morire dal dispiacere.
Perché io sono solo, Ninù. Non parlo con nessuno. Parlo solo con me stesso. E certe volte mi sembra di uscire pazzo. Poco fa ti ho detto delle cose che non ho mai detto a nessuno. E mi ha fatto bene, lo sai, eh? E voglio ancora parlare con te, Ninù. Io questo bene non lo voglio perdere, hai capito? Oui. È ovvero che parleremo sempre. Che ci diremo tutto. È ovvero, Ninù. Ninù. Oui. E parla. E ci sposiamo. E come no? E non ti ho detto che questo bene non lo voglio perdere? Ninù, Ninù, io poco fa ti ho parlato come si parla a una moglie. Lo capisci? E allora vattene. E perché? È perché se non te ne vai non mi spoglio. Mi giro dall'altra parte. Vincenzo? Oui. Oui. Ninù, Ninù, e beh, e te, oui. E tu che fai così? E beh, che non mi vuoi più bene? E che ci faccio in questo letto? Scusa, hai ragione, ho sbagliato, eh? Ho sbagliato. Mo stiamo qua, vicini, vicini, e parliamo, Sì, sì. Parliamo di tante cose, parliamo solamente. Parliamo, parliamo. Non ti ho detto che dobbiamo parlare, che ci dobbiamo dire tutto, sì. No? Servitore Vincenzo, in nome della legge aprite. No, Vincenzino. E che fa? C'è la polizia. Non farmi perdere tempo! Arrabbi, si ne butta la volta in te! Depressore non c'è, lo cercavo anch'io! Permesso! Permesso! Arrovai! Arrovai, tu fermati! Fermati, ti ho detto! È lui? Sì, è lui! È lui! Sulla scala della chiesa mi ha strappato la vecchina, davanti alla casa di Dio! Io non la conosco quella, non l'ha già mai vista! Neanche questa hai vista, è vero! Mi ha spaccato l'orecchio! Ne uè! Perquisito la camera! Perquisite! Andiamo bene! E tu guarda nel letto chi c'è sta! Vieni! Ah, facciami tu castaia, non ti vergogni! Uè, piccione, via, state a piedi con lui, E lei che c'entra? Ah, perché tu c'entri allora? Questa volta nemmeno la barba finta ti ha potuto salvare. Prega a Dio che non si trova l'orecchino, sennò 2 anni non te li leva nessuno. Tu pensavi che cambiando quartiere da facevo franca, eh? Hai trovato niente tu? Ah sì, ho trovato questa roba. Questa bilancetta. Eh? E questa. Ma
E l'altro qual è? È questo qua. Ah, questo, e qual è qua? Deve dovere dei capelli. E a te, piccioli, alzati e vieni con noi, vesti, brigadini, è questo. Brigadini, è uno sbaglio. Brigadini, è uno sbaglio. Non abbiamo fatto niente, cammini, pigli da veste, puttanelle, cammini. Cammini. Che ore sono? È tardi, Ninù. Tua madre ti sta aspettando, sta in pensiero, l'hai detto pure tu, vattene in casa. Io vi ho domandato che ore sono, a questo mi dovete rispondere. E rispondiò. Questo va 10 minuti indietro, anzi, perde 5 minuti ogni ora. Alle 4. L'ho registrato con l'orologio dell'avvocato De Gregorio che sta qua al primo piano, un orologio che spacca il minuto. Dunque sono passate 5 ore e mezza, 5 per 5, 25, sono 27 minuti e mezzo. Ninù, questo porto le 10, sono le 9 e mezza. A che ora ti ha dato l'appuntamento? Alle 8 e mezzo. No, non mi devi dire bugie. Ninù, tu stai qua dalle 4, che ci veniva a fare il 4? Secondo me l'appuntamento è stato alle 4 e mezza. Benedetto, il cielo, ti perdi appresso uno che il carcere lo tiene come sala di trattenimento. Ma che c'entro? Può capitare a chiunque. Era ammonita e sorvegliata. E ti dico che mi piange il cuore vederti perduto appresso a lui. Voi non lo conoscete, lo giudicate solamente dall'apparenza. Ma io so tutto della sua vita. Mi ha raccontato tutto. Un Peppì è un signore. Ma sai dal mio numero. Secondo te è un signore perché entra e esce dal carcere. Entra e esce dal carcere. È entrato una volta e stasera esce. Insomma, non mi verrai a dire che è un signore perché si è sbaffato 2 anni di carcere. È nato, signore. Oh. Io non vi posso dire niente perché so che a lui fa dispiacere di fare sapere i fatti suoi. Ma signore lo è veramente. È come veste. Voi non ci crederete, Don Peppì, ma quando una ragazza vede un uomo vestito bene, con le scarpe sempre pulite, con la cravatta sempre nuova, con il fazzoletto profumato, come io ho visto lui la prima volta che l'ho incontrato. Filava dritto dritto senza guardare in faccia a nessuno. Portava un vestito grigio di una stoffa che non so come si chiama, una cravatta marrò a pallini bianchi, le scarpe mocassino che si vedeva che erano fatte su misura. Non vi dico i calzettini quant'erano belli. Ninù, tu in un momento hai visto pure i calzettini. E allora si capisce che stai qua dalle 4. Ma voglio bene, un Peppì. Ma voglio bene. Quello che mi avete detto voi me l'hanno detto tutti quanti. Lassù sta, non ho da retta, presso a lui tiro via. E io sempre zitto, io non rispondo. Ma sapete che dicono nella mia testa? Parlate, parlate quanto volete. Ditemi con Mariolo, con Farabutti, io non ci credo. Ha rubato una volta, 2, 3, adesso non ruberà più e lo farà per me. Oh, se io fossi stato coraggioso e ci avessi parlato prima del fatto dell'orecchino in carcere, non ci sarebbe andato. Quello che dovevamo fare quel giorno, dovevamo fare prima. Ma perché te, che dovevate fare quel giorno? Quello che fanno tutte le ragazze quando vogliono veramente bene. E lui sarebbe stato più felice là dentro. E io l'avrei aspettato con più tranquillità. Io non lo lascio. Io non lo posso lasciare, Peppì. Non piangere, che buon fa. Poi, Ninù. Questa è la vita, che ci vuoi fare? A modo tuo hai ragione pure tu. E mo vattene a casa, è tardi, tua madre ti aspetta. Io non ti posso fare compagnia perché mo, a momento io devo chiudere. Pisa il giornale, e mattina a casa ti ritaglia le figure, va. Il tanto esce domani, dopodomani. Beh, ti ho regalato il giornale e neanche buonanotte, mi dici. Può
Buonanotte, un Peppino. Direttamente a casa, vedi? È tardi. Fai la scenata, no? Finalmente a quest'ora non ti aspettavo più. Ma io non ti dico niente. E ringraziamo a Dio. Mannaggia, è il momento che sono venuto al mondo, mannaggia. Niente, niente, non si può credere a niente. Che t'ho detto l'altro giorno quando mi sei venuto a portare la biancheria pulita l'ultima volta? Che mi hai detto? Che mai detto? Ninù, tu mi devi capire subito. Ah! T'ho detto quello che avevano detto a me in direzione il giorno prima. Dopodomani, che sarebbe oggi, alle 2 sei libero. Ma dico io, voi siete autorità. E allora la vostra parola una deve essere. Sì. Passa all'ufficio tale. Vai dal brigadiere Tizio, né, la roba tua chi ce l'ha? E lo volete sapere da me, quando sono entrato voi ve la siete pigliata, no? Finalmente, ecco il pacchettino. Il foglietto lo deve firmare Caputo. E chi è Caputo? È uno che fa le veci del direttore, perché il direttore sta in ferie. E aspetta Caputo, mi hanno fatto sci mezz'ora fa. E non fa niente. E avessero detto scusate tanto, abbiate pazienza, sì. Sai che hanno detto perché firmavo con Malagrazia? Né, giovanotto, credi, vuoi fare un altro mesetto? Che ci vuoi fare? Hai mangiato? Mangiato. Ianacca. Quattro e mezza. Alle 4. Sei stata in pensiero? A un certo punto ho pensato che non venivi più. Ovvero? Qui. E se veramente non venivo più? E che c'entra? Se non uscivi oggi, uscivi domani, no? E perché, lui, non potevo morire. E non scherzare con queste cose. Ma potevo morire, però. Uffa! Qui. E allora tu che facevi? Quello che facevo lo so io, non lo devo dire a te. Oh. Parliamo invece seriamente. Parliamo seriamente. Tutto questo tempo che sei stato là. Quanto è bella, mannaggia. Io perciò voglio bene, io. Per delicatezza non ha detto carcere, ha detto là. Non per delicatezza, per vergogna. Ma insomma, non lo capisci che è una vergogna andare in carcere? Specialmente poi quando uno ci va per furto, ecco, ecco, l'ho detta la parola, furto. Non ho detto per quella cosa là. Quando uno ci va per furto la gente non te lo perdona più. E ci vanno di mezzo tutti, padre, madre, sorelle, fratelli. Come non porto, Ninù, non tengo a nessuno. Ah, e io chi so? Ah, io sono nessuno?
La donna! Ma proprio adesso devi parlare di questo fatto, non puoi aspettare domani mattina. Non posso aspettare. Stammi a sentire. Tutto questo tempo che sei stato là. Hai detto là per vergogna. Per delicatezza. Ho pensato. E ho capito. Ho capito perché le cose ti vanno male e perché non riesci a trovare una strada. Ovvero? Ninuccia, ma se tu hai capito questo, tu sei una pata eterna. Io ti giuro, ho sempre pensato a questa cosa, sì, ma non ho mai capito niente proprio, Qui, Ninù, e dimmi una cosa, Ninù, com'è fatto? Se non la finisci di scherzare, mi alzo e me ne vado. Ma chi ti credi di essere tu? Io sono una povera ragazza che lava le bottiglie. Eccoli i giornali, me li ha dati per senza niente il tabaccaio. Ehi. Don Peppino! Ehi, Ninù, che storia? Me li avete regalati voi i giornali? Sì. Gli ho detto che mi servivano per ritagliare le figure, no? Non è vero. Pulisco le bottiglie in una cantina e pure i piatti lavo. Perciò tengo le mani che fanno schifo e così mi guadagno la vita. E voi che mi avete detto parlando di lui? Non so, ci non so niente. No, diteglielo in faccia quello che dice la gente. Aspetta, vieni anche là. E beh, amico, io a voi non vi conosco. Che avete da dire sul mio conto? Giovanotto, io tengo una faccia e una camicia, quella che tengo qua lo tengo qua, perciò la notte quando metto la capa sopra la cucina, dormo. Ho detto a questa ragazza quello che qualunque padre di famiglia tiene il dovere di dire. Sa povera creatura è stata qua 5 ore e mezza, aspettando il signorino che usciva dal carcere, e ricordatelo, quando uno esce dal carcere non tiene nessun diritto di mettersi sul cavallo di Orlando e di dire che avete da dire sul mio conto. Ricordatelo, si tenesse un figlio combattivo, facesse campa 3 giorni. E adesso se avete voi qualche cosa da dire a me, me lo scrivete per lettera. Perché io con i mariuoli, i ladri, non ci parlo. Ma vattene, hai ragione a casa e vieni. Non importa, caso ambiente, non importa. I francobolli costano lo stesso, per i giovani e per i vecchi. Scrivetemi per espresso. Perché l'hai chiamato? Stavamo parlando con tanta calma. Stavamo parlando una a Levante e l'altra a Ponente. Io ti parlavo sul serio e tu mi prendevi in giro. Io non sono una padre eterna, sono una che ti vuole bene, ma che può fare pure a meno di te. Perché un altro con il vestito bello, la cravatta a pallini e il fazzoletto profumato lo trovo. Ninù, ma tu che buona messa sera, che buona. Non voglio niente. Ma non devi scherzare. E va bene. E non scherziamo. Allora? E mo non voglio parlare. E perché? E non lo staccio. Prima potevo parlare e mo no. E credo. Prima mi volevi bene, mo no. Qui. Non mi vuoi più bene? No. E Simone, che fai? Perché tu non credi a niente, niente. Ma dimmi una cosa. Dici. La notte, quando ti metti a letto per dormire, te la fai la croce? Lo sai che non me lo ricordo. Certe volte sì, ma altre volte sono stanco, il sonno è più forte di me, e allora in carcere me la sono fatta sempre, sì. Ma perché mi domandi questo? Perché se io non mi faccio la croce e non dico Santa Rita mia, proteggimi tu, non dormo. E Santa Rita ti protegge? È il lavoro delle bottiglie, come lo trovavo? È stata Santa Rita, No, sto scherzando. Dimmi il fatto di Santa Rita. A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Io tengo pure una figurina di Santa Rita, Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo. E mamma, non la protegge la Madonna del Carmine? E papà, non lo protegge Sant'Antonio? Sant'Antonio fa una grazia al giorno.
E a te chi ti protegge? Chi m'ha da proteggere, Ninu? Ci ha già mai pensato, la verità. Ma questa protezione ha dato dei frutti. Voglio dire, va bene, tu sei il mio protettore, ma io che devo fare? Che ti devo dare in cambio? Non credo che un santo protegga una persona qualunque senza pretendere un qualche cosa. Mi spiego? È giusto? Ma una candela ogni tanto, un lumino, una lampa olio. Olio vogliono i santi. Olio? Vabbè, ma in cambio che ti danno però? Stamma a sentire. Mamma attraversava un momento veramente brutto, perché papà aveva perduto la testa per una donna del vicolo, una che comprava e vendeva e che dava i soldi con gli interessi. E per questa donna abbiamo sofferto la fame. Mamma disse alla Madonna del Carmine: «Madonna mia, trova tu una strada!» Dopo poco tempo quella donna non si vide più. Ovvero? Come finì non si è saputo. Chi dice che partì per l'America, chi per l'Australia. Fatto sta che papà non ebbe più l'occasione di vederla e si mise l'anima in pace. E già. E papà, quando disse a Sant'Antonio: «O mi fai trovare un posto, o ti studo le candele, o ti do 3 giorni di tempo!» Dopo 3 giorni, non lo vennero a cercare a casa per offrirgli un posto di guardiano in una fabbrica di dolci e sta ancora là. E quanti di questi fatti ti potrei raccontare? Se non trovi un santo che ti protegge, non ti riesce mai niente nella vita. Hai carcerato, passammo i guai, hai capito? Ninù, quello che santo è? È San Giuseppe, e non lo vedi il mantello giallo? E chi vede niente? È tutto sporco di polvere. È sporco, ma si vede che il mantello è giallo. Ma perché i santi si riconoscono dai vestiti? E certo! Sant'Anna, per esempio, tiene il mantello verde, l'Immacolato veste di celeste, l'Addolorata in nero con la francia d'oro. Ho capito, a seconda dell'importanza. Ah, questo io non lo so. Ah, per me i santi sono tutti uguali. Sì, tutti uguali. No, scherziamo. Una graduatoria tra di loro c'ha da sta. E a te che te ne importa? Come che me ne importa? Sentite quanto è bella questa. Che me ne importa? Permetti, se mi devo scegliere un protettore, me lo scelgo importante, no? Gesù. Osaggio, facevi il falegname. Sì. Che dici, mi faccio proteggere da lui? O lui o un altro, uno ne devi scegliere. E lui mi sembra importante. E quello è il marito della Madonna. Sì. E poi è imparentato pure con Sant'Anna e San Giacchino, che sono i nonni di Gesù. Ovvero? E dove lo trovo un protettore più importante? Se mi faccio proteggere da lui, tengo quasi tutto il paradiso dalla parte mia. Come devo dire? E devi dire le cose spontanee, come ti vengono. San Giuseppe mio, proteggimi tu. Ah, non devo dire se tu mi aiuti per questa tale e tale strada, io poi così e così. No, tu ti devi affidare completamente a lui. Quello che dici non ha importanza. No. Ora ci parlo. Ninu, tu stasera mi fai diventare scemo, eh? Ah, se ti metti vergogna è ben inutile, eh? O ci credi o non ci credi. Io poi non ti voglio forzare, per carità. No, mi ami. Ci credo. Qui. Adesso ci parlo. Ecco. Eh.
San Giuseppe mia. Uè! E tu a così parli con San Giuseppe? Ma che sei scemo io? E come ci devo parlare? Ma tu ti devi gettare ai piedi del santo, come fanno tutti, come faccio io. San Giuseppe non è un parente tuo, un amico qualsiasi. Inginocchiati, che ci vuole? Miete da giacca, su. Pura giacca. Inginocchiati. Aspetta. Aspetta. Ma proprio inginocchiato. E io come faccio? Chiama. E inginocchiamoci. Io... Tu certamente che... Volevo dire... Ninu, se tu stai qua io non posso parlare. Tu che fai? Quando parli con San Rito lo fai in presenza della gente? Ya, lasciami solo con San Giuseppe, 2 minuti e ci vediamo. Entro qua dal tabaccaio. Nierno, oh, e mi dai soggezione lo stesso. Pure qua? Sì. Vattene al vicolo appresso. Quando ho finito ti chiamo e ce ne andiamo. Sbrigati, che è già tardi. Va bene. Quanta chiara. È un momento, no? Conoscete meglio me. C'è proprio bisogno di inginocchiarsi. Avete sentito come ha detto? Tu ti devi gettare ai piedi. Ma queste sono cose che fanno le donne, oh, bambini. Ci sono state in chiesa certe volte e quando le ho viste, certo che si strappavano i capelli, si gettavano per terra, piangevano. Ma queste sono scene da teatro. Un santo serio non si può fare imbrogliare da questi mezzucci fritti e rifritti. Ah. E poi, quello che vi devo dire lei non lo deve sentire. La protezione che io vi chiedo consiste in questo fatto. Ora, non vi offendete, non vi offendete. Io non voglio stabilire se tu mi dai questo, io ti do questo e quest'altro. Per carità, posso fare dei patti con voi, e come sarebbe possibile? Voglio anch'io semplicemente darvi un segno della mia riconoscenza. Ecco, voi mi proteggete nel senso che dico io, e io vi rimetto a nuovo interamente, e sarebbe necessario. Ma come? Con tanta gente che abita qui intorno, nessuno ha mai pensato di risollevarvi un pochettino, di togliere questa polvere, che ne so, una pittatella, ma pure per l'igiene. Ecco, voi non potete vivere in questa condizione. Oh. Ve le porta dei pretore le candele. San Giuseppe, i fiori ve li porta dei pretore. In poco tempo... Questo dipende sempre da voi. Io quest'angolo lì lo faccio diventare un santuario. Ora mo voi direte come farai. E questo è il punto,
la protezione. Vicenzi! E tat! È un momento, sto parlando! Ah! Oi. Che stavo dicendo? E insomma, San Giuseppe, io non voglio più rubare senza sapere a chi rubo. Qua sulla terra San Giuseppe mia c'è tanta gente che il bene se lo butta per la faccia e che non guarda se spende 10 o 1000, che se spende 1000 nel momento stesso che la spese io non ci pensa più. E allora mi volete dire che male io faccio se tolgo 500 a quello che ha speso 1000? Io rubo, vabbè, sì, rubo, sì signore, ma ho scontato pure 2 anni di carcere. Ma come ho rubato io? Come ho rubato? Così, senza un orientamento, senza metodo, come pialla, come succede. Se voi invece mi fate incontrare sulla mia strada persone come quelle che vi ho detto prima, io posso prendere da loro quello che mi occorre senza scrupoli di coscienza. Ecco. Questo intendevo dire. E questo vorrei ottenere da voi. Non vi dovete impegnare a lungo, per carità. Quando sarò in condizioni favorevoli, nel senso che non avrò più bisogno di nessuno, come posso dire, San Giuseppe, quando potrò dare a questa ragazza un minimo di tranquillità. Perché a Nenuccio lo giura, la voglio bene. E mi piacerebbe di vederla vestita come una gran signora. Dice, ma perché non lavori? E quando guadagna Nenuccio? Quando? 300 lire per lavare le bottiglie e il mangiare quando sì e quando no. E uno di questi lavori dovrei fare io. A scuola non ci sono stato, non mi ci hanno mandato. Quando scrivo mi vergogno perché io faccio le zampatelle di gallina. E sono un signore, San Giuseppe. Sono un signore, tu lo sai meglio di qualunque altro. Io sono nato, signore. Ho diritto, San Giuseppe. Tu questa grazia me la devi fare. Questa protezione me la devi dare, San Giuseppe. Due parole ancora! Chiedi la protezione e come fai a sapere se il santo te l'ha accordata o no? Ci ha mai aiutato, vero? È giusto. Facciamo così. Io aspetto. Se il primo che passa me lo hai mandato tu, io me ne accorgo subito. O vado in galera un'altra volta o ti accendo una candela. Facciamo ammenda. E se facciamo ammenda dobbiamo dare conto a qualcheduno. Oh, per carità. Fate i fatti vostri. But I thought you knew the way. Every day is the same story. Oh, don't get so excited. I've got a map, haven't I? Well, let's go on then. Oh, there's the man. Let me ask him if he knows where this street is. Hi there. Hi. Do you speak English? A little. Oh, can you please tell me where Via Florio is? Ah, via Foria, yeah. Oh, Foria. Via Foria. Foria. Yeah. A quella parte, qui. Oh. Sempre diretta da quella parte dovete andare. Oh, to the right of that street. I see. Yeah. Thank you very much. You're so kind. Ma va. Why don't you ask the man if we can buy that statue? Oh, you and your souvenirs. It's late and I'm hungry. Bye-bye. Thank you again. Bye-bye. And next time, don't you tell me you know this city. We've wasted all night on account of you. Oh, thank you. Vicenzi. No, aspetta. No, un momento. Oi, dove? Guarda che sono armato, sa. Oh, ma Pippo, per favore. Come. Un minuto. Sto chiudendo, che fai tu? Vicenzi, è tardi, andiamo a mangiare. Lino, aspetta, no?
Andiamo. Buonasera, un papino. Papina. Buonasera, buonasera. Spese su, che ieri ha fatto tutto lui, è stato lui che lo ha, diciamo, valorizzato. Voi vi ricordate che era di Verdone, non si riconosceva più, talmente della polvere che teneva addosso, polvere fuligine, la gente che passava, chi lo scambiava per Sant'Antonio, per San Rocco, per Sant'Andrea, e io dicevo, ma non si chiama, quello è San Giuseppe, non ci credeva nessuno. Ma scusate, questo Vincenzo De Pretore non era stato in carcere per furto? E la stessa sera ho visto io con questi occhi qua, inginocchiato davanti al santo con la faccia per terra. Tanto che io disse, facciamo ammenda, facciamo. E ce ne sarà stato il pentimento, le stesse parole che ci disse io perché lo trattai male. Sì. Stava venendo alle mani, come no? Certo che la stessa sera l'ho vista entrare qua di corso, rido, io non meravigliavo, dice, ma che cosa? C'è una candela, e con le sue stesse mani l'ha messa davanti al santo. Secondo me il fatto è andato così. San Giuseppe era stanco di vedersi trascurato, era triste, dice, ma dove mi sono ridotto, ma che maniera. Allora che fa? Attira l'attenzione di De Pretore, esce. Coglie a volo quell'attimo di debolezza comune, tutti quelli che escono dal carcere, te lo mette in ginocchio e nello stesso tempo salva l'anima al penitente e si assicura la rinnovazione. Ma perché voi dite che De Pretore si è salvata l'anima? No, vabbè, e che devo fare più? Come? Quello viene 3, 4, 5, 6 volte al giorno, compra candele e le porta al santo. Nanni! Sì? Quante volte al giorno viene De Pretore? Chi ne conta più? Adì. Quello sta sempre qua. Stamattina è venuto all'alba e mi ha detto, ma come? Don Peppino non ha aperto ancora. Io vengo presto la mattina, lo sapete, no? Compri i fiori al mercato e poi qua faccio le pulizie, cambio l'acqua, butto i fiori secchi. Sapete lui che mi ha detto? E va bene, invece della candela ci mettiamo 6 garofani. San Giuseppe lo capirà che Don Peppino è dormiglione. Dite, dite. Fateci 50 lire di fiori. Subito. Guarda, 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 avrì. È stato come un risveglio generale. Allora, chi porta candeli, chi porta fiori, lumino, la voce passa. Io ve lo dico, l'ho saputo con certezza, ci sono stati anche dei miracolari. Quanto costano le candele? Secondo la grandezza. Scusate, fatemi vedere. Signori, abbiate pazienza, fate scegliere, la mettete davanti. Questa è qua, questa è una bella candela. No, no, voglio vedere un momento da questa parte. Da questa parte, è questa. Datemi questa qua, va, quanto costa questa? Questa, volete proprio questa? Sì. Questa sta ai 5 lire. Lo devo avvertire, sì. Non è per grazia ricevuta. No, Don Peppi, se mi fa la grazia che dico io, questa gli compro. Ah, vabbè, vediamo che è passata. Buona giornata. A me mi date quella. Ah, sì, quale, quella?
Questo sa 10 lire, avri? Questo è 10 lire. Tengo il bambino poco bene. Ve lo salvi il bambino. Speriamo. San Giuseppe ve lo salva. No, no. Figuratevi se San Giuseppe. Poi il suo dovere. Mi raccomando, datemi le fresche che sono per il bambino. Ecco, no, amore di Dio. Ecco qua, ecco qua. Grazie. Buona giornata, buon bambino. Saluta, Anna Carmè. Salute. Buongiorno. Salute. Beh, e che avete fatto stamattina? Ma che avete fatto? Sì, come che avete fatto? Ve l'ha spassata la notte, andate a letto tardi e la mattina non aprite bottega. Vabbè, ma tu a che ora sei venuto qua? Ma non me lo ricordo. E tu di chi? Tu sei venuto all'alba. Ah, ve l'ha detto Nannina. Nanni, gliel'hai detto tu? Ho fatto male, forse? No, per carità, una cosa così innocente. Mi meraviglia il fatto che sono diventato così importante che si parla di me pure quando non ci sono. Ovaiolo, uova fresche, ombacionzi, stamattina sono speciale. Ovvero? E se sono speciale, vengo subito a voi. Andate a cavare. Bello. Il resto delle 500 lire. E vi ho dato io. Gesù, e me l'avete data adesso, eccola qua. Volete il resto? Allora, ecco, queste sono le 430 lire di resto. E grazie a voi. Buona giornata. Eppure a te. E che profumo. Oh, papì, state servito. Quasi. Facciamo metà per uno, oramai siamo diventati amici, possiamo pure dividere una pizza, no? Bravo. Mangiate, consolate! Poco a Don Peppino, ecco. Attende, che scotte, è bollente. Pago io, Lasciate stare, è già pagata. Tutto pagato. Pizze cavere, mangiate! Alleluia! Non ho visto quando hai pagato. Prima ho pagato. È proprio squittita. Con questa mezza pizza e le due uova sto bene fino a stasera. Non lo so. Cari, sì. È Ninuccio. Andiamo avanti. Bene o male? Male con Ninuccio. E come sarebbe possibile? Quella è una ragazza che mi ha cambiato da così a così. È di animo buono. Mi ha messo sulla buona strada. Non potete credere come sono contento di averla incontrato. Bravo. Se oggi posso contare su di una buona amicizia, lo debbo esclusivamente a lei. T'ha presentato qualche persona influente? Non posso parlare, un po' più. Cioè, non so se posso parlare o no.
Nell'incertezza è meglio che mi sto zitto. Mi spiego? È giusto? Mi siete simpatico, eh? Grazie. Voi mi faceste la paternale che sul momento mi fece andare il sangue alla testa, ma che poi uno ci ripensa e mi fece capire tante cose. Bravo, bravo. Vi voglio bene. E vi voglio bene pure perché rassomigliate a una persona che nella mia vita ha avuto una parte assai importante. E rassomiglia a me. Mannaggia, ma due gocce d'acqua. E poi lo stesso modo di parlare, le stesse mosse. Esatto. Come dice? Chi è? Chi è? Mo sarà morto. Io lo chiamavo Tatillo. Era il marito della mia balia. Ho capito, è quello che ti ha fatto muovere i primi passi, In bottega stavo sempre appresso a lui, facevo il falegname, sì. E si chiamava come vi chiamate voi, precisamente, Peppino. Il falegname non l'ho fatto, ma ho avuto sempre la passione per questo mestiere. Sì, quando tengo qualche oretta di tempo a casa mi diverto con la pialla, faccio tavolinette, faccio mensole, scanzie, cose, vedi? Sì. E tu, il mestiere che facevo non lo fai più. Oh, bambino, ma neanche per sogno. Bravo. Quello che facevo prima mi ripugnerebbe. Io rubavo così, alla cieca. Vi rendete conto che io toglievo i soldi a chi forse ne aveva più bisogno di me? Oggi invece dormo tranquillo. La persona influente che vi dicevo ci pensa lui. E in che senso? Come? In che senso? Mi protegge, mi aiuta. Sceglie lo stesso le persone che possono aiutarmi senza danneggiare i loro interessi. Ma voi credete veramente che a questo mondo tutti quanti contano i soldi? Ci sta pure chi non li conta. Bravo. Ci sta che piglio un pacco di biglietti da 1000, lo mette in tasca senza sapere nemmeno la cifra che tiene addosso. Ti spiego? È giusto. E che quando poi li va a contare si convince che quella era la quantità di soldi che aveva, pure se ne manca una parte. Ecco che la persona influente che vi dicevo interviene, si impone e dice: una parte di quei soldi la devi dare a De Pretore. Ma te la danno spontaneamente? No, spontaneamente no. E chi è quello che dice questi soldi sono assai per me, to una parte piglia della tua? Non è possibile. Se non c'è la persona influente che, diciamo, lo costringe, niente da fare, quello si fa scannare, ma un soldo non lo sputa. Sì, bello. E gli affari ti vanno bene? Bene, per il momento spiccioli e biglietti da 1000. Ho preso in fitta una casarella, io e Ninuccia ci dobbiamo sposare, non vediamo l'ora. Ho fissato pure i mobili. A proposito, scusate, ho fissato pure i mobili, a rate, ho dato pure l'anticipo, sa da papà. Ma che? Che state? Hai parlato da voi? Niente, sa da papà, i debiti si devono pagare, no? È giusto. E a me la gelati di papere! E a te, due cazzoni. Subito! A me poco bicarbonato. No, a me un cucchiaino pieno, La pizza è pesante. A me mi fa male. Una punta di bicarbonato. La punta di cucchiaino. Ma bella lui, come sempre. Va bene, bravo. La giustizia è giustizia. Tu hai pagato le pizze, io pago. Ma che ci azzecco? Mi fa piacere. Quando è? 5 lire, ecco, da 5 lire, stato buono. Buona giornata. Eccomi, vengo. Adesso la persona influente mi dovrebbe dare dei chiarimenti. Che chiarimenti? Un fatto mio. Perdonate, una domanda indiscreta. Quanto avete nel portafoglio? Davvero, un bacino pazzi. No, sapete che
mi piacerebbe sapere quanto avete, perché mi dispiacerebbe sbagliare. Ecco. E che sbagli? Che sbagli? Don Papì, quanto avete nel portafoglio? Te prendo io a mattina i soldi li conto, hai capito? Insomma, dina, ha guadagnato 10.000 lì. Ha girato i soldi per la spesa a mia moglie, dunque, che l'ha detto, ci è dai 3.000 lire. Eh sì, perché già pure un conto dice devo pagare anche la bolletta del gas. Dunque, sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 7.000 lì. 8, no? 7. Ho capito. E come vi dicevo, io piano piano sto mettendo su casa. Mi spiego? È giusto? Bravo. Ma fa piacere per Ninucci. Tra poco viene qua, La vedrete arrivare con un vestito nuovo. Già, giorni fa feci una affaruccia abbastanza buona. E allora le dissi, Toco, pigliati sordi. Fatti fare un vestito di tuo gusto. E le scarpe, disse lei. E fatti fare pure le scarpe. E pure la borsa. Sei generosa. È una bella creatura. Mi piacerebbe di vestirla come una regina. Ma per il momento non posso io. Appena si presenteranno i milioni. E non tarderanno, un papì. La persona influente, tra non molto, lo sento, mi metterà a contatto con un milionario. E chi è questo milionario? È uno che lavora in banca, un papì. L'ho già visto altre volte, sì, ma non debba avere fretta, no. La persona influente mi consiglia di aspettare. Sì, perché quando sarà il momento, il milionario stesso verrà a cercarmi. Per darti i milioni? Per darmi la parte che mi spetta. La parte che ti spetta, ho capito. Ma dove abita? Dove sta di casa questo milionario? E voi forse già l'avete visto qualche volta. Sì, perché passa spesso per questa strada. A cocca, Passa a questa parte. Proprio qua. Passi il milionario e ti dai i milioni. Se la persona influente vuole, sì. Da parte mia io devo essere pronto, avete capito? Devo intuire il momento favorevole. Sì, parlando sinceramente non ti capisco, ecco, non... E la maestra, signori, mangiatemela per sé. No, oggi ho fatto male, niente. Buongiorno. Don Peppi, per favore, 0,5 chilo di sale grosso e 3 nazionale, Trasì. Sì, grazie. E gelati, chi vuole la sosa? Lega, che sta già le riete. A te la limonata! Ah, ma io l'ova fresca e zucchero! E se calma le pomodoro, mangiate! Pulente! Alleluia, alleluia! A te la limonata! Mangiate, signori! Bravo! Come se non avessi parlato! Come se non ti avessi avvertito che per vendere le pizze fuori sede ci vuole il permesso! Qua è inutile che dai, squadra! Tutte facciamo le condonate a voi! Superiore, sto qua a 5 minuti. A 5 minuti, o 12 ore è la stessa cosa. La multa non te la toglie nessuno. E la pagate pure voi, eh? Io non pago proprio niente perché sono di passaggio. E lasciatela stare, povera donna, brigata. Voi l'avvocato andatela a fare in pretù. Vuoi conciliare? Io stamattina ho venduto una pizza a quel signore. Questo è ovvero, ovvero. Che... Voi siete parte civile. Io non tengo soldi, sequestrate me pizza. Tu come ti chiami? Ovaiola. Io pizzaiolo. Non mi fate arrabbiare, non mi fate arrabbiare perché ve ne faccio pentire. Questa piazzetta non si trova pace. E lasciateli stare, povera gente. Deve vivere, no? E io devo fare il vigile. Non perdiamo tempo. Come ti chiami, Ma scusate, in fin dei conti, chi sta che hanno fatto? Questi sono fatti che a voi non riguardano. Non riguardano nessuno. Fate largo, fatemi fare il mio dovere. Io devo... Non dovete gridare. Io sono il mio e basta, taglietevi dai piedi.
La multa la dovete pagare! Due candele da 50! Giovanotto, scusate, mi hanno detto che da queste parti ci sta una bottega dove si pulisce l'argento. Avete argento da pulire? Eh sì, qualche pezzo da pulire, qualche altro da dorare. Ah, sì, questo sì. Qua per esempio è da dorare. Questo è da dorare? Sì, questo. Sì. Questo è da pulire. È argento? Come no, argento massiccio. L'accompagno io. Ah, grazie assai, grazie, sei molto gentile. Siete nuovo di questa parte? Sì, okay. Sono sperduto da prima. Mi dispiace, ma ve lo avevo avvertito più di una volta. Adesso, buona giornata. Buona giornata. Ciao, vai, io. It's a camera magna. E chi è? Non mi conoscete? Guarda te, la minuccia! Fatto vare, quando stai bella! Posso offrire una pizza? No, grazie! Eh già, per Ninuccia adesso ci vuole il sandwich e il punto e mezzo a Piazza dei Martiri. Avete visto Vincenzo? Vincenzo, sì, stavo qua poco fa. Sì, sì, stava qua, poi sei andato per le scale. Sì, l'ho visto andare da quella parte. Ah, no, qua, quella parte, l'ho visto, sì, andate da qua. Grazie tante. No, piana, piana. Che profumo, dove è profumato? È andata su. Ma che bella creatura, è così vestita, vestita bene, beh. Si è trasformato, sì, proprio. È diventato male, però hai visto? Guarda come sono. Una candela da 100! Altre candele! E me credo, mi dispiace! No, anzi, mi fai vedere, questa qua, questa, va bene. Scusate, buona donna, datemi un po' di fogliame inutile che devo pulirmi questa scarpa, sì? Sì, mettete il piede là, vi pulisco io la scarpa. Grazie. Maledetto vicolo schifoso! Ecco qua, guardate! Ma voi vedete se in un paese civile... Aspettate, oh Pepino, forse ne mettiamo due di candele, questa volta mettiamo questa qua, mi spiego? Dai, questo costa caro! Ma la vale la pena però, permettete! Ecco qua, ecco sarà state! Grazie! Ecco! Fermati! Carogna! Carogna! I 5 milioni li devo portare in banca! Ma che? Ma che succede? Ci sono i testimoni! Respira ancora, questo è vivo! Portiamolo al pronto soccorso! Sì, sì, sì! Dicenzi! Allontanatevi voi! Chiamate un tassì! Dare una mano a sollevarlo! Sì, sì. Mi ha sciocchi che è stato. Ce la faccio. Da questa parte. E poi seguitemi, dovete fare delle dichiarazioni. Quante ne volete? Vicenzi. Vicenzi.
Non capisco più niente. Non so se sono vivo o sono morto. Mi ricordo una grande confusione. Mi manca ancora l'aria. La nausea mi volta lo stomaco. Evidentemente mi hanno addormentato. Ma allora perché sto qua? Come ci sono arrivato? Thank you.
questo è Melizzano! E questo è il palazzo del Signore. D'altra parte, che me ne importa di sapere come ci sono arrivato? L'importante è che sto qua, eh? Mi piacerebbe proprio di entrare là dentro. E mi piacerebbe pure che quel signore fosse mio padre. Io entro. Gli faccio vedere l'anello. Se lo riconosce, neanche i carabinieri mi cacciano via da là dentro. Qua si mangia, si beve, si sta bene. Tu stai qua. Sì, ho voluto accompagnarti fino al portone. Mi spiego? È giusto. E come l'hai trovata la strada di Melizzano? Questo non è Melizzano. Non vedi quante mele? No. Non le vedi? No. Allora sono morto. Che peccato. Ma allora se sono morto, che me ne importa di entrare là dentro a cercare mio padre? Pure se fosse questo gran signore, io che me la faccio? Nino, scusa, ma tu che vedi al posto di questi alberi, di queste mele? Io? Niente. Quello che dovrebbe esserci al posto di queste mele lo dovresti sapere tu. Io che ne so, sono venuta appresso a te. Non c'è dubbio, sono morto. Allora, se sono morto, questo è il paradiso. Devo parlare con San Giuseppe. Ci pensa lui. Questo è il vestito nuovo. Quello che mi sono fatta fare con i soldi che mi hai dato tu. Sì. Pure le scarpe? Sì. Fammele vedere. E non le vedi? Sì, ma le vedo meglio se me le mostri. Solleva la gamba. Muovi il piede come lo muovono le donne quando vogliono vedere l'effetto di una scarpa. Ninù, pure le calze hai comprato quei soldi che ti ho dato io? Tutto ho comprato con i soldi che mi hai dato tu. Hai indovinato il gusto mio. Alzati. Alzati e cammina come camminano le indossatrici in una sfilata di moto. Thank you.
siamo stati disgraziati. Ti ricordi quel giorno? Se la polizia tardava ancora una mezz'ora, ci saremmo uniti sul serio e definitivamente. Io mi sarei data a te con gioia. Quando uscisti dal carcere pensavo sempre alla stessa cosa. E io pure. Ma mi mettessi in testa tanti pregiudizi che mi convinsi anch'io di fare le cose in piena regola, da buon cristiano. E pensavo di farcela, Minù. E invece, noi siamo rimasti tu da una parte e io da quest'altra. Con lo stesso desiderio che non ci sarà più possibilità di appagare. Pazienza. Come pazienza? Pazienza. Ma non lo capisci che resterai vergine per tutta la vita? Io? Ma tu sei pazzo? E perché dovrei fare questo sacrificio? Come perché? Perché? Ma per amore mio. Per amore tuo se fossi vivo. Il sacrificio l'avrei fatto se tu da vivo mi avessi abbandonato per un'altra donna. Mi spiego? È giusto? Allora sì, in convento me ne sarei andata, fra le sepolte vive. E come avrei potuto vivere sapendoti felice accanto a un'altra donna? La morte, invece, è un fatto definitivo che ti mette di fronte all'impossibilità di trovare una soluzione qualsiasi. Tu oramai sei sistemato e io mi sono messa l'anima in pace. Sei morto? Sto tranquilla. Già. Uno che mi sposa lo trovo certamente. E va a finire pure che col tempo mi affeziono a lui. Specialmente se capirà la situazione e mi farà tenere la tua foto sopra il comò. Te la ricordi quella che ci facevi insieme il giorno dopo che uscissi dal carcere? Sì. La terrò sempre con me. E sarò tranquillo anch'io. Ma certo, non troveresti requie sapendomi sola e sperduta per il mondo. E adesso è meglio che vai. Dove? Dentro. Già, dentro. Allora, ciao. Ciao. Speriamo bene. Ciao. Ma io non capisco perché un protettore di quell'importanza non interviene in un momento così urgente. E se in quel momento stava proteggendo uno che aveva più bisogno di te? Più di me? Si poteva dividere in due. Eh già. E sbrigati, cammina. Sì, vado. Vado. Ma te mette paura? No. Paura, no. Sai che cos'è? Un poco impressionato. Impressionato di che? Tu ti presenti e dici, sono morto, eccomi qua. Ma hanno sparato perché... A proposito, ma perché ti hanno sparato? M'hanno sparato. Perché è stata una disgrazia, Nino. Proprio. Stavo pa' via, no? Una sparatoria tra ubriachi. E hanno colpito a me. Ma allora sei innocente. E bus. Sì, io sono innocente, sì, ma. Sai com'è? Se qua sopra è arrivata una notizia travisata. Non c'è pericolo. Quelli sanno tutto. Per fortuna. E sbrigati, cammina. Vado. Chi siete? De Pretore Vincenzo. De Pretore Vincenzo. E che volete? Vorrei
vorrei parlare con San Giuseppe. Ma siete attese, siete conosciuto. Certamente. E sarà contento di vedermi. È stato lui che mi ha fatto salire qua. Ah, allora ci tenete appuntamento? Così credo, sì. Voi dite, del pretore Vincenzo, quello che da vivo vi ha scelto come protettore sta fuori che aspetta, perché vuole sapere mo che è morto, che da fa. Ah. Vado e torno. Hai visto? Tutto procede bene. Io scappo tardi. Beh, non puoi aspettare. Ma io mi devo dare da fare, eh? Il tempo passa e mi fai perdere qualche buona occasione per sistemarlo. Tu oramai ci sei. E di che ti preoccupi? Mi spiego? È giusto. E va, va. Non perdere tempo. Ninù, ogni tanto una corsa al cimitero. Fallo. Ma per vedere che cosa? Non fare lo stupido. Un lumino in casa, davanti alla fotografia. Una candela. Una lampa olio. Olio vogliono i morti. Ninù! Ninù! Almeno per i primi tempi, Ninù! I primi tempi! Va buono. Ma io poi dico, benedetto uomo, corrimi appresso, fammi arrestare, mettiti a gridare al ladro, al ladro. Ma sparare due colpi a bruciapelo, ma dove siamo arrivati? Ma che siamo, in Messico siamo? Ma io non ho sparato per colpirti, ho tirato le gambe, mi spiego, è giusto. E poi si capisce, la stessa esplosione ha corretto il tiro a danno tuo. Tengo i figli, sai, e quei 5 milioni mi mandavano in galera, se non fosse stato per il mio santo protettore. Aspetta, a te chi ti protegge? San Giuseppe. Ah, ecco spiegato, aveva ragione Ninuccia, aveva ragione. Non si poteva dividere in due. De pretore? Dite? Voi siete sbagliato, San Giuseppe non vi conosce. Aspettate. Non mi conosce? No, 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 no. Aspettate. Ma gli avete detto che sono morto? Come? E ha risposto, e che ci posso fare? Non sono morto, muore tanta gente. Un momento. Ma come? Oh, mamma mia! E io che faccio? E io che ne saccio? No, voglio dire, adesso che sono morto, che faccio? Dove devo andare? Che ha già fatto? Ah, sì, ha detto che vi dovete mettere in mezzo ai morti. Oh, ma aspettate, ma ha capito chi sono io? Non vi conosce, ve l'ho detto, permesso. E un momento, ah, e cercate di capire, no? Ma che cosa? Vi ho detto che San Giuseppe non lo sa. Ah, ma questa è malafede, scusate. Malafede? Certo. Le candele, le lampe. Le lampe si sta proprio consumando, eh. Ma quale candela? Lo faccio io quale candela. Quello che ha detto a voi me lo deve dire a me. Se non mi conosce me lo deve dire in faccia, me lo deve dire. Non gridate. Io grido quanto mi pare e piace, avete capito? E grido proprio per farmi sentire da lui. Perché se non trova il modo di farmi entrare e di farmi rimanere in paradiso, faccio correre guardie all'aldilà! Ma che succede? Chi è che sono io? Insomma, mi meraviglio di te, dove siamo arrivati? A Forcello! Questo depretore, chi è? Un bobbino Tabaccara, quanto mi dispiace, siete morto pure voi! Ma qua Tabaccara? Io sono Giuseppe! Giuseppe, Peppino, è la stessa cosa. Peppino e Giuseppe, ma io sono San Giuseppe. Ah, e allora è proprio a voi che cercavo. Io sono del pretore Vincenzo, ma sola fa mi hanno sparato. Ti hanno sparato? Povero guaglione. E chi è stato che ti ha fatto un malamento? Ma come, non sapete niente? No. Allora vuol dire chi? San Giuseppe. A me se mi hanno sparato è stata pure colpa vostra. Colpa mia? Che c'è trasso? Certamente. Convinto della vostra protezione, io rubavo sicuro. Aspetta un momento, chiudi. Tu sei un morto mariolo. No, mo che sono morto sono onesto. Un mariolo vivo si fa questo, certamente non lo fa per morire, ma per campare. È giusto. Però
questo ragionamento difficilmente in un momento qua sopra cambia una legge antica che c'è stata, la carità. Chi ruba in vita è sempre matriuolo e dopo morto resta segnalato. Se un mariuolo fosse fortunato, un fuoco eterno chi ci stesse a fare? E io che ne saccio? Io tutte queste leggi non le posso capire. Chi tiene a San Giuseppe che lo protegge è San Giuseppe che ci ha da pensare. Prima di tutto questa protezione, si te le pigliate, tutte le viste, tutte le pigliate, non capisco perché te arriverò. Ovvero? E tutte quelle figurine con sopra voi fotografate e colorate, e i fiori, e le candele. Eravate ridotti in quella condizione, e mo che fa? Mo tanto bello senza fare storie, parlate in confidenza col signore, gli dite Vincenzo De Pretore un mio protetto e lo faccio rastaccare. Ma che cosa? Sì, Marigio, no. Peggio per voi, che la congoppo non contate niente. Ah. Per quanto mi è costato, stringo i denti, ma voi ci avete perso in dignità. Ma guarda, ma tu capisci che tipo che mi capita? Hai capito? È ignorante, ma simpatico. È simpatico. Cerca di aiutarlo. Ma in che modo? Come, che fai? Se il signore è di buon umore. Sta sempre nervoso. Ma vediamo che succede, Pepe. Entrate, va, entra. Va, aspetta nell'ingresso. Se non te lo dico io, non lo fare salire sopra. No, 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 no. Cammina, non fare chiasso, non fare il prepotente, così. Entrate, vi do una sedia. Grazie. Torna là. È stata la tata mia. Ma quella è Maria. E Maria si chiamava la tata mia. Non avete capito niente. Quella è la Madonna. Ma come somiglia alla tata?
cosa c'è? Caro maestro, non saccio come giude e come state, certo che mi sento sconcertato. Non saccio come avesse a cominciare. Fuori ci sta un mariuolo morto che si chiama Vincenzo De Pretore, siccome mi aveva scelto protettore, giustamente vuole essere staccato. Giuseppe, tu ti fossi rimbambito, un mariuolo, e dici giustamente, ma tu ti sei stonato veramente, è la vecchiaia che ti fa parlare. Che c'entra? Perché voi non siete vecchio? Anzi, se ci pensate, in mezzo a noi il vecchiacone vero siete voi. Insomma, qui c'è onore e dignità. De Pretore rubava, sì signore, è morto ucciso per questa ragione. Si era fissato con la protezione, ma accendeva candele, lampe ad olio e... caccia fa. Lo va a dire che non ne saccia niente, che conta solamente il Padre Eterno e che se n'ha da scendere all'inferno perché la protezione non ci sta. Se voi volete fare questa figura, io no. E sa che vi dico, resto servo devoto, amico, ma vi saluto e me ne va a cacca. Quella è la porta! Però ci penserai per un momento, perché se poi ti viene il pentimento, la porta è chiusa, e chiusa resterà. Maria, andiamo. Ma come posso fa? Giuseppe è mio sposo, certamente, e lo devo seguire ovunque vada. Io come sposa seguo la sua strada. Una sposa fedele, che sta fa? Mi dispiace, io sono il figlio. E che faccio? Li lascio soli. E con quale cuore? Specialmente mia madre se ne muore. Io me ne vado con papà e mamma. Gioacchino. Andiamo. Giovanni. Sì. Andiamo. Fate. Se veramente uscite e ve ne andate, il paradiso non lo faccio più. Va bene, fate entrare De Pretore. Me lo farete almeno interrogare. Vieni avanti. Avanti. Dimmi la verità. Sei sordomuto? Ci sento bene, ma non ho potuto. A me mi hanno sparato. E sono morto precipitosamente. E capirete, non mi hanno dato il tempo come fosse di prepararmi qualche discorsetto e presentarmi alla vostra presenza. Voglio dire, con un parlare scelto e signorile.
degno di un padre eterno come voi. Mi spiego? È giusto. Se morivo, che so, di polmonite, con 20-30 giorni di respiro, l'avesse avuto il tempo. E il discorsetto me lo facevo scrivere per l'occasione, e in punta di forchetta. E parlando e dicendo svelto svelto quello che tengo in testa chiaro chiaro veniva fuori, e invece resta dentro perché sono ignorante, o peggio ancora, sono analfabeta. La forma qui non conta. Mi spiego? È giusto? Voi scherzate? Le parole sono assai. Sono a milioni quelle che servono per persuadere chi ti sta a sentire. Tu più parole sai, più sei sicuro di vincere. E io ne so poche, e quelle poche che saccio sono sbagliate. Come posso pensare di ottenere senza sapere le parole giuste che servono per chiedere e ottenere? Insomma, tu vorresti restare in casa mia. Di questo va parlato San Giuseppe. Se mi scegliete, non vi pentirete. So suonare chitarra e mandolino. Scrivo stornelli e canto canzonette. Schiaccio le noci col piede sinistro. So fare uno di tutto. Capirete, ho dovuto campare sempre solo. Chi campa solo impara in un momento la vita e l'arte dell'arrangiamento. Cucino gli spaghetti e faccio un sugo. Si mangiano spaghetti in paradiso. Sì. Faccio le pizze. Pizze da gustare e vedere. So fare con le carte mille giochi. Le carte in mano a me fanno miracoli. È un giochetto innocente. Esiste il trucco, sì, ma non si vede. Scegliete una carta. Silenzio! Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. Di cognome? Faccio De Pretore. Tuo padre? De Pretore fui mamma. Come sarebbe? Sono di padre ignoto. Non capisco, ma ignoto di che cosa? Che quando sulla terra non si sposa, i figli non si possono dichiarare. Ma i figli sono figli. Niente affatto. Voi vi credete che sono tutte uguali, ma i figli in terra, se non sono legali, campano come vogliono, che hanno fa. Ma c'è la chiesa. Come non c'è stessa. Non cambia la via vecchia per la nuova. Ci sta che il padre falso se lo trova e diventa legale chi lo l'ha. Va bene. Ha già capito, fattariello. Perciò tu diventasti Mario Ciello. Gnor sì, ma solamente per campà. Senza un padre che ti manna a scuola, abbandonato e solo in mezza via, facendo solamente a capa mia, se sapeva che fornisce per rubare. Dove sei nato? Sono napoletano. Eppure perché stavo scombinata. Per Napoli ognuno ha studiato come avevano anguagliato. Però senza volerlo. Per progetto, caro maestro, con la mala fede, con l'arma che si vede e non si vede, con la calunnia e con la falsità. Ma c'è il governo? Non risolve niente. Troppi galli in battaglia, non fa giorno. Non c'è che fare, non si risolve un corno. E per Napoli è una calamità. O peggio surdo è chi non sente apposta. Perché se voglio fare una vita onesta e nessuno mi aiuta, che mi resta? Industrializzo la disonestà. Questo napoletano resta qua.
Per come vanno i fatti sulla terra, ci sta una legge mia che non fallisce. Quello che dice il Dio non lo capisce, sbaglia, perché la legge mia ci sta. Non è che tutti i giorni faccio i conti di quello che succede sulla terra, però se si scatena qualche guerra è l'uomo stesso che la fa. Si imbroglia nella stessa cattiveria, s'ubriaca di vendetta e di malizia, uccide, si condanna e fa giustizia, ma è per la legge mia che lui lo fa. Andate tutti a letto. Domattina vi sveglierete nelle prime ore per spiegare a Vincenzo de Pretore in paradiso come ci si sta. Questo si doveva vedere, un ladro qua sopra. È roba dell'altro mondo. Potrebbe essere pericoloso, bisogna chiudere porte, chiudere tutto. Un ladro. La roba ora si deve chiudere. Mettiamo i catenacci, i lucchetti. Canti stanotte, niente suoni in casa mia. Capisco il malumore, a voi vi fa paura del pretore, che Mario Uccello e che ve può rubare. State tranquilli, ne rispondo io. Questo perciò si chiama paradiso, detto sicuro, pane ben diviso. Beh, de pretore, carrubassa va.
Mi spiego? È giusto? È giusto! Mi spiego! 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 È giusto! Ecco il proiettile. Ma questo difficilmente vivrà. Posso interrogarlo? Sì, ma con prudenza. Tu ti chiami Vincenzo? Signore. E di cognome? Faccio de pretore. Tuo padre? Me l'ho detto poco fa. Tu, coraggio, cercate di rispondere al Signore. No, sì, già mi ha concesso l'alto onore. Solissa, ma potevo perdonare. Ho confessato che era Mario Gillo. E capo che sono morto acceso. Fatemi rimanere in paradiso. Se tengo la promessa, voglio restare qua. È morto. Buongiorno. Fate uscire la ragazza. Su, andiamo.
finisce tutta così. E no, non può farne a così. È vero, Vicenzi? Io ti aspetto sempre, sai. Tinto Vic, mezza piazzetta, a due friggitori a due ceive per mangiare pizzelle, o Luna Park, o di rassegna. Ti ricorda quando volevi sapere da me che facevo se tu morivi? E io ti dicevo che lei che ha già fa o saccia. Ma invece non lo saggio. Tu sì. Tu mo sai e non mo può dicere. Non lo saggio che ha già fa. Che ti faceria piacere che io facesse. Se a dimanno la gente mi dice che debbo precare. Tenevo un anello. Ripassa dopo gli accertamenti, se nessuno lo reclama. Va bene. Ma tu chi sei? Nessuna.